No, i figli naturalmente ce lo ha raccontato, stamattina due al liceo, quindi hanno ripreso la scuola, e la moglie insegnante, quindi diciamo così ha una doppia visione del mondo della scuola e soprattutto ci ha dedicato tanto lei alla scuola, perché se non sbaglio quando era sindaco, forse anche quando era premier, ma forse sbaglio, lei una volta a settimana, una volta al mese, non mi ricordo, si recava puntualmente in una scuola, giusto? Dico bene? Ricordo bene? Sì, poi l'ho fatto da sindaco e poi l'ho fatto da presidente del consiglio. Poi a un certo punto i grillini hanno iniziato a urlare dicendo che strumentalizzavo le scuole e io sbagliando ho smesso. Però per me la scuola è il punto fondamentale. Abbiamo riaperto le discoteche e non abbiamo riaperto le scuole. E questo l'abbiamo riaperte soltanto a settembre. Io ero per riaprirle a maggio. Lei ricorderà che io volevo riaprirle almeno per gli anni della maturità e della terza media. Ora la cosa da fare è dare centralità a questo mondo perché è il nostro futuro. E chi ha a che fare con la scuola, le famiglie che da casa ci stanno vedendo o comunque tutti coloro i quali hanno un ragazzo che va a scuola sa perfettamente che senza scuola non c'è Italia. Quindi non si può mettere in secondo piano la scuola, a meno di non volere un paese di cialtroni. Ecco, però lei un po' la...